Oggi iniziamo un nuovo argomento che comunque per quanto riguarda gli esercizi li facciamo meglio domani che abbiamo 3 ore oppure giovedì, che abbiamo mattina fuori. Allora, l'argomento che vogliamo iniziare oggi sono le serie. Il concetto di serie è quello di una somma infinita, cioè il problema è vogliamo fare una somma di infiniti addetti. Come si fa? Può venire un valore finito? Questi erano gli interrogativi, i primi interrogativi. Allora, per rispondere a queste cose, consideriamo un po' il paradosso di Zenone. Non so se ne avete mai sentito parlare di questo. C'erano due paradossi, sono quello di Achille e della tartaruga. Il problema è questo qui. Noi abbiamo un percorso, qua mettiamo partenza, qua mettiamo arrivo, start e finish. Allora, qui ci mettiamo Achille, diciamo è un corridore piuttosto veloce, e qui ci mettiamo tartaruga, che potete interpretare alla lettera oppure come un corridore piuttosto lento. Diciamo per diciamo che questi sono in totale 10 km. L'unica cosa che ci interessa sapere è il rapporto delle velocità tra Achille e la tartaruga. Non ci serve neanche sapere quanto è veloce Achille e quanto è la veloce la tartaruga. Io però so che la velocità di Achille fratto la velocità della tartaruga è uguale, diciamo, a 9. Allora, diciamo poi che siccome Achille è talmente più veloce della tartaruga, gli dà un vantaggio. Gli dà un vantaggio e diciamo che la tartaruga, se vogliamo rispettare la figura, facciamo un po' più a destra. Mi darà 6 km di vantaggio. No, sono numeri che mi sto inventando adesso. Voglio sapere chi arriva primo e eventualmente se riusciamo a determinare il punto dove Achille supera la tartaruga. La seconda domanda implicitamente mi fa capire che Achille supererà la tartaruga. Allora, da un certo punto di vista è ovvio che Achille supererà la tartaruga, perché Achille ha una velocità 9 volte quella della tartaruga. La tartaruga deve fare 4 km, Achille ne deve fare solo 10, che non sono 9 volte tanto. Quindi ci metterà meno tempo. Però qui interviene Zenone, e il quale fa questo ragionamento. Dice, per poter arrivare prima al traguardo, Achille deve superare la tartaruga. È necessario che superi la tartaruga. E lui dice, però Achille non la può superare la tartaruga. E sviluppa un ragionamento per dimostrare questa cosa. Dice, per prima cosa Achille per raggiungere la tartaruga deve compiere il percorso che lo separa, siccome ha dato un vantaggio alla tartaruga, dalla posizione iniziale della tartaruga. Quindi questa era la posizione iniziale di Achille della tartaruga, oppure siccome sono iniziato sempre da 1, siamo A1 e T1, vedremo nelle serie l'indice di sommazione lo faremo partire quasi sempre da 0.
Però adesso facciamo partire. Questa è la posizione iniziale di Achille della tartaruga. E Achille, appunto, deve percorrere lo spazio che, di vantaggio che aveva lasciato la tartaruga. Ma nel frattempo la tartaruga non sta ferma. Quindi quando Achille sarà arrivato a questa posizione A1-1, la tartaruga, un nono più o meno ci siamo, sarà arrivata a questa posizione T2. Quindi Achille era in svantaggio rispetto alla tartaruga, scusate, qua è A1-1. Nella nuova posizione Achille è sempre in svantaggio rispetto alla tartaruga, di molto meno, ma è sempre in svantaggio. Al che Zenone dice, va bene, allora copriamo anche questo svantaggio. Achille percorre questo secondo trattino e arriva alla posizione A3. E vabbè, diciamo la tartaruga nel frattempo non sta ferma e arriva alla posizione T3. E quindi Achille è sempre in svantaggio rispetto alla tartaruga. Con 4, vabbè, il disegno diventa rapidamente improponibile. Però nulla diciamo impedisce che io possa ripetere questo ragionamento quante volte mi pare. Quando Achille sarà arrivato alla posizione A4, tartaruga sarà arrivato alla posizione T4, che sarà sempre di vantaggio, A5, T5, A6, T6. Insomma, per tutte queste volte, cioè per alla fine infinite volte, la tartaruga è sempre in vantaggio. E quindi Zenone ne deduce che la tartaruga rimane sempre in vantaggio. E che quindi Achille non la può superare mai. In effetti, lui dice, è in vantaggio per infiniti istanti di tempo, e allora se in vantaggio per infiniti istanti di tempo e nel mezzo sempre in vantaggio, è in vantaggio per sempre. Ecco qui, diciamo, sta l'errore. Zenone lo sapeva che Achille superava la tartaruga, però gli sembrava interessante questo paradosso. Non è che lui non lo vedesse, insomma, praticamente. Il paradosso nasce dal fatto che io suppongo che la somma di infiniti intervallini debba fare per forza un valore infinito. Questo è il concetto sottostante. Se effettivamente fosse così, allora, dovendo fare un valore infinito, per infinito percorso Achille sarebbe sempre in ritardo. E quindi anche al traguardo Achille sarebbe sempre in ritardo. Invece, nell'esposizione del paradosso, Zenone fa delle assunzioni, delle ipotesi, se vogliamo, che consentono che la somma di infiniti intervallini faccia un valore finito. Adesso, per capire come funziona questa cosa, noi ci calcoliamo le posizioni A1, A2, A3 e così, o T1, T1, equivalentemente T1, T2, T3. E la calcoliamo T con N per ogni N, va bene? Ok. Quindi come funziona? Noi sappiamo che A1 è uguale a 0. T con 1 a quanto è uguale? 6, espresso in tutti in chilometri. Vabbè, ce lo mettiamo. A2 6, T2 6 più 4 più 2 terzi, no, più 2 terzi e basta, più 6 noni. Ok?
Per quale motivo? Perché la tartaruga ha una velocità 9 volte minore rispetto ad Achille, quindi se lui ha fatto 6 km, lei ha fatto la nona parte di questo. Possiamo anche scrivere così, 6 per 1 più 1. Poi, al contrario, uguale 6 per 1 più 9, e t con 3 uguale, quindi che spazio ha percorso adesso Achille? Ha dovuto percorrere 6 noni, perché si è dovuto portare a con 3 deve essere uguale a t con 2, no? E allora se lui ha percorso t con 2 meno a con 2 era 6 noni, e quindi t con 3 meno con 3 quando dovrà essere? più 6 81esimi, perché lui mentre Achille fa 6 noni, la tartaruga fa un nono di questo, un nono di 6 noni. Quindi se volete, avete 6 per 1 più 9 più 1 fatto 9 quadrato. Ecco, allora in generale io avrò, procedendo in questo modo, a con n quanto sarà? Sarà 6 per 1 più 1 nono più 1 su 9 elevato a quanto? No. Uno è un nono elevato alla 0. Un nono è un nono elevato alla 1. Questo sarà con 4, quindi finisce con un nono elevato alla 2. Quindi alla n meno 2. E dall'altra parte t con n sarà 6 e 1 più 1 nono elevato alla n meno 1. Quindi vedete, ci conveniva a partire da 0, così adesso invece di avere n meno 2 n meno 1, no, n meno 1 è, ma comunque non è importante. Adesso il punto è, quindi queste sono le espressioni algebriche che ci danno la posizione di Achille e la tartaruga dopo che abbiamo ripetuto questo ragionamento fino alle posizioni a con n e t con n. Allora, sì, per tutte queste posizioni a con n e t con n possiamo dire che a con n è minore o uguale di t con n per ogni n. Adesso noi abbiamo le successioni, abbiamo imparato a fare i limiti di successione, quindi abbiamo uno strumento, una risorsa potentissima che Zenone non aveva, che è quella del limite. Cioè, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo ripetere il ragionamento facendo andare n all'infinito. Allora, a con n, pur essendo una successione di posizioni crescenti, noi sappiamo che le successioni crescenti non devono per forza avere il limite più infinito, possono avere anche un limite finito. Quindi, che succede ad a con n quando n tende a più infinito? No, questo è il punto. Allora, questo lo facciamo sulla strada. A con n uguale, 6 sta in evidenza, è poco importante. Poi abbiamo 1 più 1 su 9 alla n meno 2.
moltiplichiamo tutto per un nono. Quindi un nono diagono n è uguale a 6. Il nono lo moltiplico qua dentro la parentesi usando la proprietà distributiva. Allora, 1 mi diventa un nono, più gli ultimi due diventano un nono, qua ci metto gli ultimi due, 9 alla n meno 1, quindi 9 alla n meno 1 per 9 sotto fa 9 alla n quadra meno 3, scusate, meno 2 più un nono alla n meno 1. Ci siamo fino a qui? Adesso proviamo a fare la differenza. Al primo membro viene a con n per 1 meno un nono. Al secondo membro quanto viene? Al secondo membro quanto viene? Beh, il 6 sta in evidenza. Io devo fare 6 per la somma dei numeri di sopra meno la somma dei numeri di sotto. Ma se ci fate caso, qua ci metto anche un nono, ci sono tanti numeri che compaiono sopra che compaiono anche sotto. Un nono compare sopra e compare sotto, quello successivo compare sopra e compare sotto, fino a 1 su 9 alla n meno 2 compare sopra e compare anche sotto. Quindi quando vado a fare la differenza, qua mi viene in mano 1 meno, perché è meno, questo meno questo ne va, questo meno questo ne va, questo meno questo ne va, qua non c'è niente, quindi questo non se ne va. Quindi posso scrivere che a con n è uguale a 6 per 1 meno 1 su 9 alla n meno 1 fratto 1 meno 1 su 9, o se preferite sotto mettiamo 8 9 direttamente. Beh, allora innanzitutto ditemi quant'è t con n senza rifare tutti i conti. T con n chi era? Vedete, T con 1 era sempre uguale a con 2, T con 2 era uguale a con 3, T con 3 era uguale a con 4, T con n è uguale a con n meno 1, e quindi A con n è chi uguale? No. Ragioniamo rispetto a T con n, alla successione di T con n. Rivediamo così, A con T con 1, A con 2 era uguale a T con 1, A con 3 era uguale a T con 2, A con n sarà uguale a T con n meno 1, e chi sarà uguale a T con n? A con n più 1. Oh. Quindi io devo, basta che prendo quello di prima e ci metto A con n più 1 al posto di A con n, n più 1 al posto di n, quindi 6 per 1 meno 1 su 9 alla n, perché n più 1 meno 1 fa n, fratto 8, 9. Ora, è evidente che A con n è sempre più piccolo di T con n. Qua sto sottraendo una quantità minore, la numeratura. Quindi queste rappresentano tutte le posizioni di Achille e Tartaruga dopo che abbiamo ripetuto il ragionamento un tot di volte. Ok? Facciamo tendere n a infinito, che succede? Quando è il limite di questa successione? Mm-hmm. 6 per 9, 54, fratto 8, 27 quarti. O se preferite, 6 e 2 quarti. Quando è il limite di questa successione?
Che cos'è questo punto 27,4? Cosa rappresenta? È il punto dove Achille raggiunge la tartaruga. Chiaro? Perché? Sì, noi possiamo ripetere il ragionamento quante volte facciamo, non stiamo facendo altro che avvicinarci a un determinato punto. E se adesso noi abbiamo anche altri strumenti, non solo la matematica, che Zenone non aveva, ma anche la fisica. Se volessimo, allora noi sappiamo che la tartaruga percorre, Achille percorre, diciamo, ha dato un vantaggio di 6 km alla tartaruga. Supponiamo che Achille raggiunga la tartaruga. Vogliamo identificare dove Achille raggiunge la tartaruga. Allora, per raggiungere la tartaruga deve compiere uno spazio X, deve percorrere uno spazio X. E Achille deve percorrere 6 più X. Ok? Nello stesso tempo, ma il tempo come si ottiene? Si ottiene dallo spazio fratto la velocità. Ma io quello che so è che la velocità, diciamo, o almeno il rapporto tra gli spazi percorsi, per meglio dire, perché non mi serve la velocità di ciascuno, deve essere uguale al rapporto tra la velocità di Achille e la velocità della tartaruga. Quindi questo rapporto era uguale a 9, quindi otteniamo 6 più x uguale 9x, quindi otteniamo x, scusate, sì, x uguale 6 ottavi, cioè che è appunto lo spazio che percorre la tartaruga prima di essere raggiunta. 3 quarti di chilometro percorre, 750 metri percorre la tartaruga, e 6 chilometri e 3 quarti, che è 9 volte tanto, 27 quarti, 3 per 9, 27, percorre. Quindi, diciamo, non abbiamo fatto altro che risolvere che quello che con la fisica potevamo fare con l'equazione di primo grado, no? Molto semplice, lo abbiamo risolto in un modo più complicato. Quindi questo arriva tende a 27 quarti, questo tende a 27 quarti. Quindi se lo guardiamo, allora, dov'è che Zenone era indotto naturalmente all'errore? Adesso noi potremmo anche non accorgerci delle difficoltà che aveva Zenone, perché noi possiamo ragionare, vabbè, questa è una successione, è chiaro che questa successione tende a questo numero finito che è 27 quarti. No? Per Zenone questa era una somma di infiniti tratti. Allora lui dice, come può una somma di infiniti addendi dare un numero finito? È chiaro? Qual è il problema? Era inconcepibile per lui che una somma di infiniti addendi desse un numero finito. Allora, la risposta a questo qual è? Cosa abbiamo fatto noi? Cosa sono t con n o a con n? Sono le somme fino a un certo... Allora, innanzitutto gli addendi erano tutti positivi. In secondo luogo, dice, va, sommane un po' e poi ne sommi sempre di più. E poi ne ho sommati n e poi mando n a infinito. Così facciamo noi una somma infinita, che significa fare le somme parziali. Parziali che significa fino a un certo punto, ne sommo un po', non ne posso sommare infiniti direttamente, non ho un calcolatore. Se voi pretendete che un calcolatore vi faccia una somma infinita,
siccome appunto anche per fare una singola operazione ci metterà una quantità finita di tempo, 10 alla meno 9, 10 alla meno 12, 10 alla meno 15, quello quanto vi pare, ma siccome le operazioni da fare sono infinite, voi tra un milione di miliardi di anni starete ancora ad aspettare il calcolatore che vi dia la risposta. È chiaro? Ok. Quindi la risposta è: si fanno le somme parziali fino a un certo indice dell'addendo. Gli addendi li numeriamo, li mettiamo in una successione, quindi noi non abbiamo un'infinità qualunque di addendi, abbiamo una successione di addendi Adon 1, Adon 2, A piccolo, insomma, oppure chiamare in un altro modo, insomma, il primo pezzo, il secondo pezzo, il terzo pezzo, l'ennesimo pezzo, li sommiamo fino a n e poi mandiamo a n a infinito. È chiaro questo? Questa è una definizione, quindi in realtà non ci sta nulla da capire, ma ci sta da capire che questa definizione in qualche modo nasce da uno scopo, nasce da un'utilità. Io non voglio dare definizioni inutili, voglio dare definizioni che servano a calcolare qualcosa. Chiaro? Ok. Quindi adesso diamo la definizione di serie. Allora, io ho una successione a piccolo n con n, lo facciamo partire da 0 qua, lo scrivo la prima volta, poi dovrei scriverlo sempre con n, cioè nelle serie. Questa qui si chiama successione dei termini. Chi sono i termini della serie? Gli addendi, quelli che noi vogliamo sommare. Allora, siccome sarà una somma infinita, parleremo non di addendi, ma di termini. Poi, chi è S con N? Questa qui si chiamerà la somma parziale ennesima della serie. S con n si definisce come la somma, questo è il simbolo di sommatoria, significa che dovete sommare tutto quello che ci sta scritto sotto il simbolo di sommatoria. Quindi per k che va da 0 fino a n di a con k. Allora, che significa? Per esempio, sommatoria per k che va da 0 a 3 di a con k per definizione è uguale a con 0 più a con 1 più a con 2 più a con 3. Ci siamo? Quindi questo qua è a con 0 più a con 1 più puntini puntini, qual è l'ultimo che sommo? A con 1. Quindi è la somma di n più 1 termini. Abbiamo S con 0 la somma del primo termine, S con 1 la somma dei primi due termini. Quando arrivo a S con n ho sommato n più 1 termini. Ok? Allora, queste sono già definizioni. Qui scatta la definizione più importante, si dice serie e si indica con questo simbolo, somma per n che va da 0 a più infinito,
Iagonenne, la successione S con N vabbè, per come l'abbiamo scritta noi l'indice N va da 0 in poi delle somme parziali e si chiama, si dice che la serie è sommabile e si chiama somma della serie il limite per n che tende a infinito di s con n uguale s. I due punti diventano questa parte perché è s la somma della serie che stiamo definendo. S lo si indica anche con somma per n che va da 0 a più infinito degli a con n. A patto però che questo limite esista, finito. Questa è una definizione un po' involuta, ma così è fatto. C'è poco da fare. Adesso vado a rispiegare. Allora, noi facciamo la successione delle somme parziali. Poi facciamo il limite di questa successione. Se questo limite esiste, finito, numero reale, diciamo che la serie è sommabile. E il limite si chiama somma della serie. Il limite lo chiameremo per analogia o S, questa è la somma parziale ennesima, questa è la somma finale, totale, invece possiamo anche indicarlo con questo simbolo. Dice, ma questo simbolo non è indicato per usare la serie, non l'avevi usato per indicare la serie. Sì, purtroppo è un'ambiguità, non c'è niente da fare. Si usa, è tradizione usare questo simbolo sia per la serie, sia per la sua somma, perché le serie nascono per fare una somma, quindi sostanzialmente è talmente importante il concetto di fare la somma che prevale su tutti i resti. Quindi primo corollario, anzi corollario numero 0, se uno vede che è una serie è una successione di somme parziali. Che cos'è una somma? La somma della serie è il limite delle somme parziali. Chi stiamo addizionando? I termini, non gli s con n, perché spesso mi rispondono che si stiamo addizionando gli s con n. No, quelle sono già le somme. Se addizioni gli s con n fai un'altra cosa. Stiamo addizionando gli a con n. Poi fateci caso, fate caso all'uso degli indici. Qui S con N, la somma la devo fare su A con K, perché K deve variare da 0 fino a N, e qui devo usare un altro indice, chiamatelo A con H, chiamatelo A con K, ma l'indice che devo usare deve avere un altro nome, chiamatelo I, J, H, L, come vi pare, ma non lo potete chiamare N, perché se no la somma non dipenderà più da N. Se io sommo su un indice, quell'indice è saturato e quindi non compare più. Viceversa, quando parliamo di somma di tutta la serie, facciamo il limite dell'S con N, perché S è tornato a dipendere da N, S dipende da N, e quindi il limite si deve fare su N. Quindi state attenti a questo. Se avete problemi con ciò, fatevi un po' di primi esercizi, primi esempi, fino a che non avete sciolto questi problemi. Ok. Allora, bene, questa è una cosa che ci piace molto. Noi abbiamo introdotto un modo per calcolare una somma infinita. Abbiamo pure, come dire, con un
una piccola fatica, abbiamo visto che effettivamente matematica e fisica non vanno in contraddizione per quanto riguarda Achille e la tartaruga. E questo pure è una cosa che ci conforta molto. Vogliamo capire adesso se sta cosa rimane là oppure è utile per sviluppare. Adesso, è utile per essere sviluppato, queste, diciamo, le conseguenze di quello che, delle definizioni che abbiamo introdotto. Saranno molto utili. Però dobbiamo subito in qualche modo aggiustare il tiro. Allora, cominciamo con, invece di fare una cosa teorica, facciamo prima veramente degli esempi pratici. Allora, facciamo due o tre esempi e poi andiamo a vedere che cosa ne capiamo, cosa ne deduciamo. Allora, primo esempio. A con n uguale a alla n, dove a è un numero compreso tra 0 e 1. Questo è l'esempio di quella che si chiama serie geometrica. Ok. Allora, chi è S con N? Questa è la successione dei termini. Chi è S con N? Beh, scriviamolo anche per esteso, invece di usare la sommatoria, no? È 1, poi c'è A con 1, cioè A, questo sarebbe A con 0, più A con 1. A con 2 quanto fa? No, A 4. A con 3? A con N? Cioè sono i termini di quella che alle superiori vi chiamavano, dicevano che era una progressione geometrica. E infatti la serie si chiama serie geometrica, non per caso. Adesso se voglio calcolare S con N, come faccio? Come si fanno a calcolare i termini, diciamo, la somma di una progressione geometrica? Con lo stesso trucco che ho usato per quella di Achille. Io moltiplico tutto per A, quindi mi fa 1 per A fa A più A quadro, qua mi viene più A con N e l'ultimo viene più A con N. Adesso faccio la sottrazione, quindi S con N per 1 meno A uguale, adesso questo va con questo e così via, abbiamo 1 meno alla n più, quindi S con n è uguale a 1 meno a alla n più 1 fratto 1 meno a. Va bene, a quanto tende questo? In verità, scusate, perché è maggiore di 0? Maggiore di meno 1. Quanto tende questo? A 1 fratto, questo tende a 0 perché in valore assoluto questo è meno di 1. Chiaro? Questa somma non è difficile.
Allora, questa serie è la più usata di tutte le serie e compare spesse volte, per esempio, in economia. Allora, in economia ci sono del diciamo, il sistema economico è di per sé integrato, cioè, per capirci, se un domani si sviluppa una nuova diciamo attività economica in Italia, allora immaginiamo che questo ci dia un incremento di prodotto nazionale lordo uguale a 1, perché diciamo assume delle persone e crea valore aggiunto, però quanti appare a 1, ok? Allora il problema è che questo 1 verrà speso. Allora, essendo speso, innanzitutto ci sarà un primo problema: verrà speso in Italia o all'estero? Una parte di quest'uno andrà in Italia, una parte di quest'uno andrà all'estero. Comunque, alla fine, quest'uno, questo incremento di 1 del prodotto nazionale lordo, genererà un incremento di un altro A, che ci sarà una maggior richiesta di cose, queste cose o servizi alla fine creerà un valore aggiunto. Questo valore aggiunto non sarà 1, sarà necessariamente meno di 1, perché per esempio se uno scusate, se diciamo quelli che hanno percepito questo reddito lo spendono per esempio per comprare un telefono, allora, se questo telefono è importato, questo telefono costava 100 euro l'importazione, a te ti costa 200 euro, comunque c'è stato un valore aggiunto, che la differenza tra quei 200 e i 100 costo dell'importazione, e quindi quello, chi ha speso 200, ma il valore aggiunto che è stato prodotto è stato solo di 100. Oppure potrebbe spendere non per il telefono ma in telefonate, e quindi in quel caso il valore aggiunto sarà maggiore, perché la telefonata, diciamo, ha un costo industriale minore, almeno quello marginale. Tuttavia alla fine sarà sempre meno di uno, perché chi ci darà un prodotto, un servizio eccetera, alla fine avrà sempre dei costi, o dei costi energetici o dei costi, alla fine non può avere come valore aggiunto tutto quello che è stato speso. Però a sua volta c'è stato questo secondo valore aggiunto, e quindi un incremento di reddito o di, insomma, di valore aggiunto che si scaricherà un'altra volta sull'economia, e quindi c'è questo tasso di conversione: se da 1 ne facevo A, da A adesso ne faccio A 4, e così via. Alla fine quale sarà il valore aggiunto totale? 1 fratto 1 meno A. 1 fratto 1 meno A. Ora, e quindi sarà di più di 1. A è compreso, lì era compreso naturalmente tra 0 e 1 nel caso dell'economia. Ok? Quindi sarà più di 1. A quanto più di 1? Ovviamente se A è molto vicino a 1, per esempio se A fosse 0,9, questo quanto sarebbe? 10. Se A invece è solo un decimo, questo sarà 10,9. 9 decimi sotto, 10 fa 10,9. Quindi può essere molto, ma può essere anche molto poco. Dice, ma è meglio che sia molto, perché così appena incrementa una cosa di 1, in realtà il prodotto interno lordo aumenta di 10,8. Sì, però c'è anche il rovescio della medaglia. Questa cosa vale anche al contrario. Se diminuisce di 1, diminuisce pure di 10. È chiaro? Perché basta che invece di farlo addizionando, lo fate sottraendo. Allora, se chiude, per capirci,
se dovessi chiudere la Fiat a casino, è qua un dramma, che non è che, diciamo, per primi starebbero male le famiglie di quelli che lavorano in Fiat, per seconde sarebbero male le famiglie dei commercianti che, diciamo, dei paesi dove vivono quelli che lavorano in Fiat, per terzi sarebbero male quelli che vendono ai commercianti e così via. Quindi la cosa ha un doppio aspetto. Per capirci, questo A quant'è nella realtà? Ma adesso non vi so dire un numero preciso, però sarà tra un mezzo e un terzo, torna a un mezzo. Mettiamo sia un mezzo, allora qua è 2. Chiaro? Va bene. Allora, questa è la serie geometrica. Di questa serie si calcola la somma. Benissimo. Io è una cosa che mi piace ancora di più, perché ho risolto l'esercizio di Achille non con un numero, là era un nono, la somma alla fine faceva 1 meno 1 fratto 1 meno nono, quindi faceva 9 ottavi. Stavolta l'ho fatto più in generale, fa 1 fratto 1 meno 9. Bello, tutto bello. Vediamo, ci sta un'altra serie che si può calcolare? Esempio numero 2. Ah, prima di fare l'esempio numero 2, facciamo una continuazione dell'esempio numero 1. Facciamo stavolta la somma per n che va da k a infinito di a alla n. Dice, ma non ci avevi detto che le serie iniziano da 0? Sì, però in realtà io posso fare iniziare da 0, posso fare iniziare da dove mi pare. Quindi questa chi cos'è? Che cos'è? È il limite per n che tende in più infinito come somma di a con k, scusate, sì vabbè, alla k, perché stiamo parlando della serie geometrica, più a alla k più 1 più a con n. Cioè la somma parziale la faccio sempre fino a n, ma invece di farlo partire da 0 lo faccio da k, e poi faccio sempre il limite per n che tende in più. Quindi è sempre 6. Quindi qua sostanzialmente non ci sta la somma che parte da 0, ma sta la somma per k per h che va da k ad n di a con h. Vedete, stavolta ci avevo impegnato k, ci avevo impegnato a n, e quindi devo usare un terzo indice. A alla k più, ah scusate, a alla, perché stiamo sempre parlando della serie geometrica. In generale, invece di avere la serie geometrica, mettete l'indice sotto, avete una serie che parte da A con K, qui avete A con K più A con N, e poi somma di A con H per H che va da K. Quella sarà la somma parziale, e poi dovremo fare il limite per N che tende ai primi. Nel caso della serie geometrica, questa somma è facile da fare. Quanto fa? Andiamo. Quando fa? Io dico che fa A alla K fratto 1 meno 9. Allora, se ci fate caso, se mettete in evidenza questo A con K, A alla K, scusate, allora qua cosa viene? 1 più A qua, solo che qua invece di venire N viene A alla N meno K. E chi se ne importa, tanto n va infinito. Quindi sostanzialmente qui dentro, tranne la alla k che ho messo in evidenza, vengono esattamente le somme parziali della serie precedente. Quindi a alla k lo mettete in evidenza, fate il limite e vi viene questa cosa. Per esempio, per capire, somma
per n che va da 0 a infinito di un mezzo di 1 fratto 2 alla n, questo quanto fa? E quanto fa? Questo fa 2, sì. Perché fa 2? Fa 1 fratto 1 meno 1 mezzo, e quella dividi. A uguale a 1 mezzo, e parte da 0. Invece questa, quanto fa? No, fa 1. 1 mezzo fratto 1 meno 1 mezzo. Allora, la prima è... Allora, questa qua è, è quella che incontrate, per esempio, in quel disegno famoso che trovate. Allora, questo è un quadrato di lato 1. Ok? Allora, sommate prima quest'area qua. Quando fa quest'area qua? Mettete il quadrato storto dentro. Quest'area qua, quando fa? È uguale a questa qui, quindi è la metà del quadrato grande, cioè un mezzo. Poi rimettete un altro quadrato dritto e sommate quest'altra area qui. Adesso ripetete il ragionamento. Quindi avete sommato più un ottavo più un sedicesimo e vedete che questo quadratino qua dentro si rimpicciolisce sempre. Se ripetete il ragionamento infinite volte, la somma quanto deve fare? 1, che è esattamente quello che ho scritto. Se partite da n uguale a 1 è un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo. Eh? Gli esempi sono fatti per rendere ridondante l'informazione rispetto alla definizione, in maniera tale che se non mi ricordo la definizione mi ricordo l'esempio, se non mi ricordo l'esempio mi ricordo la definizione, insomma, qualcosa mi ricordo e ricostruisco. È chiaro? Quindi la somma della serie geometrica, quando parte da 0, questa qua è somma per n che va da 0 a infinito di a alla n. Quando parte da a da k, invece di iniziare con 1 inizia con a alla k, quindi è come in tutte le somme parziali si può mettere a alla k in evidenza, e alla fine anche nella somma finale rimane a alla k in evidenza. C'è un altro esempio bello? Sì. Allora, esempio 2, serie di Mengoli. Allora, prendiamo a con 0 uguale un mezzo, diciamo a con 1 uguale un mezzo, vai. A con 2 uguale un sesto.
la con 3 uguale un dodicesimo. In generale a con n è uguale a 1 fratto n per n più 1. Allora, qua avete al denominatore 1 per 2 che fa 2, qua 2 per 3 che fa 6, qua 3 per 4 che fa 12. Quindi mi chiedo quanto fa la somma per n che va da 1 a infinito di 1 fratto n per n più 1. Quindi capite anche perché prima ho fatto il discorso della serie geometrica, l'ho fatto partire anche da capo, perché questa qua, se la definisco in questo modo, la somma deve partire da 1, non da 0. Quindi mi sto chiedendo quanto fa un mezzo più un sesto più un dodicesimo più puntini puntini, dove si intende che avete dato la definizione giusta? 1. Perché fa 1? Sì, è vero, fa 1. Però non bisogna di mo. Diciamo, dire così che fa 1, qualche cosina ti sarebbe valso, ma non, ma più che altro sto pensando non al compito di analisi, dato un'altra circostanza che poi vi riferisco, però non tanto. Allora, prima cosa, osserviamo che questo a quanto è uguale? Se fate il conto, è uguale a 1 su n meno 1 su n più. Fate il comune multiplo al denominatore n per n più 1, avete n più 1 meno n che fa 1, e quindi questo è uguale a questo. Beh, quindi questo per esempio era un terzo meno un quarto, questo era un mezzo meno un terzo, e questo era 1 meno un mezzo. Adesso facciamo la somma di tutti i termini. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene la somma per k che va da 1 a n degli a con k, cioè che cos'è questa la somma? Parziale. Cioè la somma per k che va da 1 fino a n di 1 fratto n per n più 1. E quanto fa? Vediamo chi me lo dice. Quanto fa? No, non fa 1 su n. Dovete guardare bene. Ci sono dei termini, diciamo, questa è una somma finita, adesso ci sono degli addendi che compaiono con segno, chiamiamolo addendi perché questa è una somma finita, quindi sono veri e propri addendi. Allora, ci sono degli addendi che compaiono a volte col più, a volte con meno. Per esempio, chi è che compare due volte? Una volta col più, una volta con meno? Un mezzo. Un mezzo. Poi? Quindi? Uno? Meno? Rimane il primo pezzo del primo termine meno il pezzo di destra dell'ultimo. Quindi questa è quella che abbiamo chiamato S con n. Ora, quando facciamo tendere n a infinito, a quando tende questa? A 1, perché questa tende a 0, 1 meno 0. Quindi effettivamente questa somma fa 1. Oh. Dopodiché, vabbè, questo è un caso particolare. Facciamo prima esempio 3, quella che si chiama serie telescopica. Quindi in questo caso abbiamo che a con n è uguale a b con n meno b con n più 1.
questo però niente, cioè avete due successioni A con N, mettiamo partita 1 in poi, A con N, avete questo tipo di relazione, quindi A con 1 uguale B con 1 meno B con 2, A con 2 uguale B con 2 meno B con 3. Poi sapete anche un'altra cosa, sapete anche che il limite di B con N deve fare 0. Quando andate avanti trovate A con N uguale B con N meno B con N. Adesso facciamo la somma, somma per K che va 1 a N degli A con K fa, per lo stesso motivo di prima, B con 1 rimane, meno B con N più 1, gli altri si elidono a 2 a 2, e questo si chiama telescopica, è come, avete presente l'antenna telescopica della radio, quella che si tirava su? La tiri giù? Sì. E rimane un pezzettino corto. Quindi si elidono tutti questi termini intermedi, rimangono questi. Ma quando n tende a infinito, b con n tende a 0, quindi b con n più 1 pure tende a 0, quindi tende a b con 1, quindi abbiamo ottenuto che la somma per k che va da 1 a infinito di a con k fa b con 1. Quindi io posso vediamo praticamente corrisponde a quando faremo l'integrale della derivata. Come? Io adesso posso inventarmi milioni di serie che riesco a sommare facilmente. Prendo la successiva b con n, poi faccio con n uguale che tende a 0, poi faccio con n uguale b con n meno b con n più. Poi metto la nuova successione, come successione dei termini, li sommo e alla fine la somma non mi fa altro che b con 1. Vabbè, però insomma è un trucco. Non è che mica tutte le successioni con n sono fatte così, oppure mica è semplice, anche fossero fatte così, vedere qual è la successione b con n, che, ma soprattutto non tutte saranno esprimibili in questo modo. Provate a tradurre una lingua straniera, mica. Provateci, poi mi dite. Ok, allora. Quindi qua sostanzialmente sono finiti gli esempi facili. Ci sono altri esempi moltissimi altri esempi in cui una somma si riesce a fare in modo esatto, però verranno fuori da teoremi che dovremo studiare. E quindi sostanzialmente gli esempi facili sono finiti. E allora che facciamo? Cominciamo a vedere un esempio non facile. Allora, facciamo questa, andiamo a considerare questa serie qua. Questa si chiama serie armonica. Armonica. Cioè sarebbe la serie dei reciproci dei numeri naturali. 1 più un mezzo, più un terzo.
e così. Quanto fa? E stavolta non è facile. Uno non può fare certo, già c'è uno qua. Non fa. Lasciamo stare che qualcuno, magari allo scientifico l'ha visto pure, pure sa di striscio che questa diverge positivamente. Dimostreremo che la somma, diciamo le somme parziali tenderanno a più infiniti. Ma in realtà, se non lo sappiamo, cosa ci verrebbe naturale di fare? La dimostrazione, viene naturale di fare la dimostrazione. Quello manco forzato col forcone dietro, cioè l'esame. Scusa, avete tanto di risorse informatiche che usate per altri scopi. Verrebbe in mente di usare un computer. Allora, proviamo a scrivere un programma per calcolare la somma di questa scala. Come faccio? Aspetta, vediamo cosa si può fare. E cosa verrebbe naturale di fare? A cosa verrebbe naturale di fare? Allora, mettiamo apro il ciclo. While che cosa? No, però la condizione, uguale che condizione ci mette? Mettiamo while 1 su n diverso da 0. Allora, diciamo S0 uguale 0. S diciamo S uguale 0. S uguale S più 1 su N. Diciamo, allora facciamo S uguale 0, A uguale 1. N uguale A diverso da 0, S uguale S più A, andiamo qua sopra, S uguale S più A, poi M uguale N, diciamo per meglio dire, io lo scrivo così che mi piace, M allora il programma termina o no? Ma fa sempre la stessa, cioè no, termina finisce la memoria, no quella la memoria non finisce. Vabbè, n diventa lungo, però vediamo cosa più facilmente succede. Più facilmente che succede?
che n, diciamo, quando n diventa uguale a 10 alla 15, 1 su n diventa 10 alla meno 15. Ma diciamo, normalmente i computer, diciamo, la gestione dei numeri virgola mobile è fatta per tenere fino a 15 cifre decimali, quindi a questo punto arrivi all'epsilon macchina. Quando 1 su n diventa più piccolo l'epsilon macchina, a diventa 0. E il programma si legge. A 10 alla 15 è 2 alla 50, quindi diciamo n non è finito, perché quello c'ha anche 2 alla 64, ce l'ha 64 bit o 10. Quindi a arriva all'epsilon macchina a 0 prima che n vada in overflow e il programma si chiude. Quello n l'avete dichiarato intero, l'avete dichiarato in virgola mo. Quando risponde qua? Allora mi viene, questo ti risponde, poi metti l'istruzione di farlo visualizzare a video, alla fine ti viene S uguale 35. No, no, 35 viene proprio. Viene logaritmo, no, beh, non ho provato a farlo girare, ma insomma provateci, fatelo girare, poi mi dite se viene 35 o no. Se non viene 35 vuol dire l'epsilon macchina non è qui. Perché viene questo numero 35? Viene il logaritmo naturale, circa il logaritmo naturale di 10 alla 15, che è uguale circa al logaritmo naturale di 2 alla 50, che è 50 per il logaritmo naturale di 2, che è circa 0,7, che è uguale circa a 35. Allora, questo risponde implicitamente anche a un'altra domanda. Se io faccio S1000, sarebbe 10 alla 3, cioè 2 alla 10, fa circa 7. S10 alla 6 fa circa 14. S10 alla 9 fa circa 21. E così via. Vabbè, se lo scrivo così, qualcuno lo capisce pure che va infinito. Perché uno dice qua 7, 14, 21, eccetera, è una progressione aritmetica, ragione 7, va infinito. Però tu non lo fai così. Tu, per, se non lo sai da prima, per bene che ti vada, fai S10 alla 3, S10 alla 4, S10 alla 5, e allora non lo vedi che questa cresce così bene. Ok? Ma poi il problema è che ogni, se neanche puoi fare questo, tu fai, sommiamo un miliardo di termini e quello lo fai subito. Qua non dici sommiamo 10 miliardi di termini, perché se per fare un miliardo di termini ti ha fatto, ci ha messo un minuto, ci mette di meno. Per sommare 10 miliardi di termini ci mette un minuto. Poi non mai a sommare 100 miliardi di termini, che fai 1 miliardo di termini, 2 miliardi di termini, 3 miliardi di termini, e allora non lo vedi che c'è la progressione aritmetica. Quindi tu vedi che quella cresce piano piano. Quando sei arrivato a 1 milione di miliardi di termini, siamo ancora a 35, secondo te ti viene in mente che questa diverge? Non esiste da nessuna parte, che numericamente qua ti accorgi, cioè deve essere proprio, diciamo, preavvertito, è inutile che fai, ok?
lo devi un po' sapere da prima. E allora perché questa va a infinito? Ma scusate, se vi ricordate avevamo fatto un esercizio che 1 più 1 su n, cioè esattamente s con n, questa era uguale al logaritmo naturale, meno logaritmo naturale di n, questo tendeva a una costante. L'avevamo fatto, l'esercizio l'avevamo fatto sulle successioni, non l'avevamo dimostrato del tutto, mi pare. Questa era la costante di Euler Mascherot. Allora, che vuol dire? Che se questo tende a una costante, logaritmo di n va a più infinito, e allora anche questo andrà a più infinito, altrimenti questo qua andava a meno infinito. Ah, quindi è facile facile. Questa qua fa più infinito. Vedremo altre dimostrazioni di questo fatto. Anche perché non mi ricordo se l'avamo. Però mi pare che, diciamo, a noi qua per dire che questo va infinito non ci serve che determinare quando è la costante, o basta che questa quantità sia, quella differenza sia limitata, e mi pare che quello l'avevamo dimostrato, però non mi ricordo, quindi daremo anche altre dimostrazioni. Tuttavia questo va infinito, il punto è, questa diverge quando la somma parziale tende a più, le somme parziali tendono a più infinito, diremo che la somma diverge positivamente. Quando le somme parziali tendono a meno infinito, diremo che diverge negativamente. Allora, quali sono i possibili comportamenti di una serie? O è sommabile e converge, o o il limite non esiste. Attenzione, ci sta una quarta possibilità. Successione può andare a infinito, c'è un numero finito, a più infinito, a meno infinito, oppure il limite non c'è. Vedremo che ci sarà un caso particolare importantissimo dove questo problema non c'è. Cioè, supponiamo che gli addendi siano tutti, i termini siano tutti non negativi. Allora, successione delle somme parziali com'è? Monotona non decrescente. Allora, la successione monotona non decrescente cosa fa? O converge al numero finito o diverge a più infinito. Ah, è un'ottima cosa, perché da quattro comportamenti, soprattutto uno imbiccioso, molto imbiccioso, il limite non c'è. È diventato, diciamo, i comportamenti possibili sono diventati soltanto due. Comunque, torniamo qua. Questa qui, i termini sono non negativi, quindi o converge o diverge a più infinito. Diciamo che abbiamo dimostrato, e comunque ridimostreremo, che diverge a più infinito. Il problema è che numericamente non te ne accorgi. Non c'è modo facile di accorgersene. Cioè, se vado a fare anche con i computer moderni, tra 10 anni, che poi è qualche generazione di computer in più, insomma, di, quindi invece di arrivare a 10 alla 15 arriva a 10 alla 18, sembra basta. Invece di 35 siamo arrivati a 2 alla 6, 42 siamo arrivati. Ecco, arrivati. Quindi questo è vero che diverge, ma diverge, questo ragionamento serve anche per dimostrare che diverge lentissimamente. Logaritmo diverge lentissimamente. Più lentamente il logaritmo, che cosa posso fare per fare una divergenza più lenta? Di logaritmo, una successione che diverge più lentamente di logaritmo n. 1 su logaritmo va a 0. Ma succede che diverge, ma più lentamente, si parla di successioni, qua non di sé. Immaginate una successione che diverge più lentamente di logaritmo, è facile.
Sì, vabbè, la radice quadrata del logaritmo, già va bene. La radice quadrata del logaritmo diverge ancora più lentamente. Ma ce n'è una che diverge ancora molto più lentamente. Una che fa la radice, no, la radice ennesima del logaritmo n, la radice ennesima n tende a 1, la radice ennesima del logaritmo n tende a 1. Quindi non è vero che diverge. Puoi fare la radice quarta, puoi fare la radice quinta. Però potrei fare il logaritmo al logaritmo di n. A quale tende? N va infinito, questo va infinito, questo va. Oh. Sapete quando? Quanto lentamente diverge questa qui? Se mettiamo, siamo a 10 alla 80, alla 90, che sarebbe 2 alla 10 alla 3, 2 alla 10, quindi 2 alla 300. Logaritmo, il primo logaritmo di n fa 210, 300 logaritmo naturale di 2. Il secondo logaritmo viene logaritmo di 210 che farà intorno a 5, 5 qualcosa. Quindi quando n sta a 10 alla 90, questo sta ancora a 5. È diverso, sì, però. Chiaro? Quindi questo è il problema, che con la matematica io posso mettere in crisi qualunque... Allora, il problema è posizionale. Qualunque computer mi date, gli do un calcolo che non sa fare. Qualunque computer mi date, se me lo date prima, poi certo, qualunque calcolo di fisso, prima o poi ci sarà un computer che lo sa fare. Perché il calcolo è fisso, è quello. Però siccome gli esercizi li faccio io e conosco i computer che ci stanno in giro, quindi è inutile, può essere addirittura fuorviante un uso improprio del computer. Poi vi farò vedere perché. Quando faremo gli integrali vi farò vedere perché all'esame di analisi 1 la calcolatrice programmabile che mi avevano prestato mi stava fregando. E non mi sono fatto fregare. Ok? Ok? Costava mezzo milione all'epoca, c'aveva il mio compagno che era una calcolatrice programmabile, c'aveva 16k di memoria, mezzo milione dell'epoca. Allora, ah, vabbè, ciao Costa.